Oggi parliamo dei cani e del freddo. Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo video. Io sono Erika ed oggi parleremo di come affrontare il freddo con i nostri amici a quattro zampe. È finito novembre, praticamente sta iniziando dicembre e come tutti noi sappiamo stiamo andando verso la stagione fredda dell'anno. E quindi oggi parliamo di come gestire i nostri amici a quattro zampe con l'arrivo del freddo. Sì, io già sento qualcuno che dice: ma come, il cane c'ha il pelo, ma ti pare che adesso sente freddo? Non è proprio di questo che parleremo oggi. Il punto qual è? I nostri amici a quattro zampe per la maggior parte, per una buona quota parte, vivono in casa con noi. Esempio. Questo cosa significa? Che molte volte sono vittime di forti sbalzi di temperatura, dovute al fatto che all'interno delle nostre abitazioni le temperature oscillano tra i 18 e i 22 gradi, mentre all'esterno le temperature ormai raggiungono anche lo zero e nei periodi più rigidi arrivano anche sotto lo zero. E quindi i nostri amici a quattro zampe sono vittime di forti sbalzi di temperatura, che possono provocare, come per noi esseri umani, raffreddori e febbre, oppure per i cani che vivono all'esterno le temperature possono diventare talmente rigide che il pelo non basta più. In più dobbiamo avere un'accortezza particolare per i nostri amici a quattro zampe che ormai sono diventati un po' più grandi, sono più in là con l'età e possiamo dire che sono anzianotti, visto che il loro metabolismo e la loro forma fisica ovviamente non è più quella di una volta. Lo stesso vale per i cani malati oppure che escono da una malattia o magari da un intervento chirurgico. In questi casi una cuccia riscaldata può fare la differenza. Quindi vediamo i 15 consigli per gestire i primi freddi. Passeggiate. La prima cosa alla quale dobbiamo fare molta attenzione è il fatto che, anche se a noi piacerebbe stare tutto il giorno dentro casa con una bella tazza di cioccolata calda sotto un bel piumone, in realtà i nostri amici a quattro zampe hanno la stessa necessità di uscire di quando è estate. Sicuramente anche loro non avranno voglia di stare magari 2 ore all'esterno, ma le sue 4-5 passeggiate giornaliere sono fondamentali e non dovete assolutamente fargliele mancare. Quindi ricordiamoci che per il suo benessere il cane deve uscire sempre. Anche d'inverno. Secondo, il gioco. Fondamentale che il cane continui a giocare anche nella stagione invernale. Mi raccomando, sicuramente. Aspetta, come si può dire pioggia? Potrebbero capitare delle giornate in cui piove molto e potrebbe poi il piovere protrarsi per giorni e giorni. Oppure le temperature possono diventare così rigide da non permettervi di uscire. In questo caso iniziate a giocare in casa. Trovate uno spazio chiuso dove poter giocare. Ovviamente i giochi saranno differenti da quelli da esterno, però potrete sicuramente giocare al tiro alla fune, a nascondere i giocattoli oppure a giochi di riporto. Una cosa molto bella che potete fare quando giocate in casa sono i giochi di attivazione mentale. Se volete ci facciamo un video a parte. E comunque, se avete uno spazio chiuso abbastanza grande, sarebbe anche bello poterlo farlo sgranchire magari facendogli fare un po' di corsetta. Attenzione al dormire. Anche se i vostri cani sono abituati a dormire sul pavimento, durante le stagioni fredde sarebbe meglio non far dormire il vostro cane a contatto con il suolo. Ci sono moltissime cucce che costano anche poco o che sono rialzate oppure che comunque possono andar bene per la stagione invernale. La più comoda è quella che uso io, per esempio, tutto l'anno, è il fagiolo. Anche se lo vedete dormire sul letto, nella maggior parte del tempo Charlie dorme nella sua cuccia, cioè nel fagiolo. Questo perché? Perché il cane deve avere un suo spazio dove dormire, dove potersi andare a rilassare, che senta suo e che sia abbastanza confortevole dove andare a dormire. Il fagiolo è un'ottima soluzione, il costo non è poi così elevato. Io l'ho comprato e l'ho pagato, mi sembra, 15 euro cuscino escluso. Il cuscino ho utilizzato 2 vecchi guanciali rifoderati, poi sopra viene messo uno dei lenzuolini che è apposito per lui, che io cambio ogni 3 giorni. Se non potete comprargli il fagiolo, poi ci sono altre cucce sollevate che potete comprare come i lettini, ma se non volete spendere soldi per le cucce, comunque mettete allora a terra una vecchia coperta, anche se la soluzione migliore sarebbe rialzarlo dal pavimento, magari con delle tavole di legno o con una piantana di pallet. Costruite una cuccia. Una cosa importante della quale non dobbiamo dimenticarci è che una buona cuccia fatta bene
in realtà terrà già il vostro cane molto al caldo e sarà molto piacevole durante l'inverno. Che cosa deve avere una buona cuccia da esterno per essere una buona cuccia? La prima cosa fondamentale è che sia isolata dal pavimento e sia sopraelevata. Il cemento in estate è sicuramente molto fresco, ma in inverno è molto freddo. Il legno coibentato ovviamente è la soluzione migliore. Se hai già una cuccia, la soluzione migliore per sopraelevarla è mettergli sotto una piantana di pallet. La cuccia deve essere abbastanza grande per far sì che il cane possa alzarsi in piedi senza sbattere la testa e ruotarci all'interno, ma che non sia esageratamente grande per non dispendere il calore. La porta della cuccia dovrebbe essere chiusa in PVC e magari la parete interna con un frangivento, così che il cane sia più protetto. La borsa dell'acqua calda. Utilizziamo una borsa dell'acqua calda. Un metodo poco costoso per riscaldare la cuccia del nostro amico a quattro zampe è sicuramente la borsa dell'acqua calda, che può essere collocata all'interno delle coperte che sono nella cuccia, oppure potete tranquillamente avvolgere la borsa dell'acqua calda in una coperta e metterla all'interno della cuccia. Attenzione a non metterla direttamente, a meno che non utilizzate una di queste borse che sono già foderate. Se utilizzate quelle di una volta dove si metteva l'acqua calda, attenzione, se è troppo calda potrebbe ustionare il cane, quindi avvolgetela in una coperta. Se il cane di taglia grande, la soluzione migliore è mettere all'interno della cuccia due borse dell'acqua calda. Normalmente una borsa dell'acqua calda terrà la cuccia del vostro cane abbastanza calda per 5-6 ore. Mi raccomando, un'accortezza in più per i nostri amici a quattro zampe un po' più grandi. I cani anziani si irrigidiscono quando il clima è freddo, quindi mantenere le articolazioni calde può farli sentire molto meglio. Qualsiasi cosa può aiutarlo per farlo sentire al caldo. Potete anche, per esempio, coprire le sue articolazioni con una coperta quando dorme. Se non avete una borsa dell'acqua calda e non avete nessuna intenzione di comprarla, potete tranquillamente riempire due bottiglie di acqua, quelle da 1,5 litri per bere, di acqua bollente, avvolgerle in una coperta e metterle all'interno della cuccia. Il risultato sarà più o meno uguale. La lampada riscaldante. Sì, avete capito bene. Come quella che utilizziamo per le tartarughe, la lampada rossa. Se il cane è giovane e mastica qualunque cosa, potreste pensare, invece della borsa dell'acqua calda o delle coperte, di optare per la lampada riscaldante, che è una lampada in ceramica che non emette luce ed è resistente all'acqua. Ed è una soluzione alternativa che permetterà al vostro amico a quattro zampe di stare caldo all'interno della propria cuccia. In alternativa a tutto questo potete utilizzare dei sacchetti termici. Il sacchetto termico è una valida alternativa se il vostro cane ha smesso la fase in cui mastica qualunque cosa. Sì, è un sacchetto che si mette direttamente nel microonde ed è pensato per tenere caldo le articolazioni delle persone. La coperta termica. Esattamente come quando abbiamo parlato del tappetino refrigerato per i nostri amici a quattro zampe per l'estate, per l'inverno esistono delle coperte termiche. Io normalmente la coperta termica la uso per me nel letto. Devo dire che è molto piacevole e che quando la accendo Charlie sale volentieri sul letto per stare caldo. Non mi fido molto di darla a Charlie direttamente nella sua cuccia, perché ho paura che magari lui scavando o magari sedendosi, o comunque loro sono un po' più distratti rispetto a noi, ho paura che in qualche modo possa farsi male. Di conseguenza non l'ho comprata. Però potete pensare, se il vostro è un cane magari molto calmo o se invece voi siete normalmente utilizzatori di coperte termiche, di comprarla per il vostro amico a quattro zampe. Vi lascio il link in descrizione di alcune coperte che vengono utilizzate per i nostri amici a quattro zampe. Un'accortezza in più per l'alimentazione. Ok che d'inverno si bruciano più calorie, è ok che viene più fame ai nostri amici a quattro zampe d'inverno, ma se il cane vive al chiuso con noi, tipo lui, non è necessario aumentare le dosi di cibo, a meno che a consigliarlo non sia il vostro veterinario. Quindi no agli aumenti di cibo fai da te, altrimenti tenderete a un aumento di peso del vostro amico a quattro zampe, soprattutto perché d'inverno tenderà a muoversi di meno. Se il cane vive all'esterno, fate molta attenzione alla ciotola dell'acqua, che non si congeli durante la notte o durante l'inverno. Quindi attenzione alla ciotola dell'acqua. La tosse da canile. Un'accortezza in più dovete averla per la tosse da canile. Che cos'è? È l'equivalente del nostro raffreddore ed è una patologia di cui i cani possono soffrire durante l'inverno. Mi raccomando, se il vostro cane prende un'infezione respiratoria, ovviamente portatelo subito dal nostro veterinario. Portatelo subito dal vostro veterinario di fiducia. Attenzione al cane se si bagna. Mi raccomando, il cane, soprattutto durante l'inverno, deve essere sempre asciutto
è al caldo. Questo per proteggerlo dalle infezioni respiratorie e da qualsiasi problema di tipo articolare. Attenzione al congelamento, soprattutto per chi vive verso il nord. Se passate molto tempo fuori di casa con i vostri amici a quattro zampe, attenzione, controllategli sempre la punta delle orecchie. Se sembrano fredde e lo sono al tocco, se appaiono bianche, grigie o se sono secche o dure, è possibile che si siano congelate, quindi contattate subito il vostro veterinario e, se necessario, portatecelo subito. E per ultimo, attenzione alle zampe. Come per l'estate, che quando camminano i nostri amici a quattro zampe non devono camminare su asfalto troppo caldo e quindi col dorso della mano dobbiamo sentire se è caldo per noi, perché se è caldo per noi è caldo per loro, dobbiamo stare attenti in inverno ai loro polpastrelli. Soprattutto se andate sulla neve, attenzione a che non si formino palline di neve all'interno delle loro zampe. Quindi, se andate sulla neve, la cosa che potete fare è tagliare il pelo che c'è sotto la zampa, in modo tale che non si formino grumi di ghiaccio. Dopo le passeggiate, controllate sempre i loro polpastrelli per vedere se ci sono tagli, ferite o corpi strani. Ok, i consigli sono finiti, spero di esservi stata utile. Ovviamente, mi raccomando, l'inverno è alle porte. Non pensate e non date per scontato che il vostro cane, siccome ha il pelo, sicuramente non avrà problemi a stare all'esterno o all'interno. Attenzione al forte sbalzo di temperatura che può esserci all'interno di casa. Io, per esempio, quando esco con Charlie da casa passo all'androne, l'androne è più freddo, lo faccio aspettare lì un minuto in modo tale che si ritempera e poi andiamo all'esterno. Ma nei mesi più freddi, che normalmente da noi a Roma sono gennaio e febbraio, se la temperatura va sotto lo zero, io gli metto per uscire il cappottino, un cappottino molto grande, ma questo perché? Per evitare che lui si raffreddi, soprattutto perché lo sbalzo fra dentro e fuori quando andiamo sotto zero può essere anche di 20 gradi e quindi è tanto. Spero che il video vi sia stato utile. Come sempre possiamo seguirci su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Google Plus e su YouTube. Vi lascio il link in descrizione delle cose che potete comprare per il freddo per i nostri amici a quattro zampe. Grazie a tutti per avermi seguita, come sempre. Io sono Erika, lui è Charlie e ci vediamo il prossimo video. Ciao a tutti! Muah!